Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e dietro di noi c'è un mercante. Che cazzo non ci fa un mercante sotto la pioggia qui nella palude, signori? Aspettate, prima di partire con il video, a parte la laggatona terribile che ha tirato, ma se non tira una laggata a video noi non siamo contenti. Cosa scambi, zio? Solo smeraldi, ok, per pesce palla, per l'inutilità più totale, sei inutile per come ti ricordavo. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti il prima possibile. E niente, signori, andiamo avanti. Cosa facciamo oggi? Allora, come avrete capito dal titolo, andremo a costruire un mega albero, signori, un mega albero in questa zona di qua. Io off camera ho già recuperato gli alberi della giungla, che sono quelli che appunto diventano enormi, e ho trovato anche i bambù, signori, perché in questa direzione di qua noi abbiamo una giungla, ebbene sì, una giungla con i bambù e anche i gatti, signori. Il problema è che mentre ero andato lì in esplorazione ho iniziato a raccogliere per evitare di farvi rompere le scatole in un video preparativo, siamo morti, e quindi infatti abbiamo solamente 10 livelli invece che averne i 20 che avevamo nel video di ieri. Cosa facciamo, signori? Allora, dobbiamo fare questo mega alberone. Dove lo andiamo a fare questo mega alberone? Lo faremo di fianco alla base. Questo è cresciuto? No, lo faremo di fianco alla base. Purtroppo è giorno, ma se ne è venuto il diluvio universale, quindi non ci possiamo fare niente, signori. Dovremo tenerci la pioggia che ci rompe le scatole. Non posso nemmeno né andare a dormire né fare niente di che. L'unica cosa che possiamo fare, però, possiamo dare a mangiare alle mucche. Che mi sembra una cosa buona e saggia, così le facciamo crescere, le facciamo riprodurre e così noi possiamo avere la pelle, perché nei prossimi video, signori, dovremo anche fare la stanza degli incantesimi e anche l'incudine, perché nelle varie guerre con gli scheletri che ci sono state la sera precedente abbiamo ottenuto un arco che però non ha nessun incantesimo, è distrutto, però noi abbiamo la possibilità di farlo migliorarlo. Queste, siete state bravissime, avete mangiato, brave, io a due vi ammazzo, fuori una e fuori due, così a caso. Ma sì, due nel dubbio le abbiamo fatte fuori. Abbiamo un altro po' di carne. Dovremmo aver recuperato altri tre pezzettini di pelle. Stiamo raccogliendo la pelle, signori, necessaria per fare i libri e tutte le biblioteche che ci serviranno. E allora, signori, intanto questa carne la mettiamo qui. Poi un giorno forse riusciremo a cuocerla. Ma consumare un pezzettino di carbone per questi tre pezzettini non ha molto senso. Cosa facciamo, signori? Cosa facciamo? Intanto posiamo sta alberello che non ci serve a nulla, posiamo sti semini che non ci servono a nulla. Ok, perfetto. Allora, signori, questo ci siamo, albero della giungla, no, dobbiamo posarli tutti questi, scusate, piccolo, ok, ora siamo organizzati. Signori, dobbiamo fare il nostro mega alberone che faremo qui. Lo facciamo subito così a contatto? Direi di no. Le nostre finestre sono qua, la nostra finestra è qua, quindi l'albero verrà di 2, l'albero verrà di 2, la finestra è di 3, vero? Sì, quindi comunque sarà non sarà per nulla centrato. E allora facciamolo qua, ho deciso, lo facciamo qua. Facciamo subito a contatto? No, lo facciamo, intanto tu buttati, perfetto, dammi la terra, lo facciamo qua, signori, dai, deciso. Questo è il punto in cui nascerà il nostro mega alberone, signori. Il nostro albero della vita nascerà qui. Come facciamo a fare il nostro mega alberone della vita? Molto semplice. Piazziamo questi primi quattro blocchi. Ok. Piazziamo quattro alberelli così. 1, 2, 3 e 4. Mi sono dimenticato il bon mille, però. Piccolo particolare. Piccolissimo particolare. Piccolissimo particolare. Dobbiamo anche piazzare il bambù, signori. Dove li piazziamo il bambù? Io i bambù direi di piazzarli. Li potremmo piazzare qua dietro intanto i bambù. Li piazziamo qua? O li piazziamo là? A fare questo giro. Li piazziamo di qua i bambù. Aspettate, infatti, iniziamo un progetto e ne continuiamo un altro. Mettiamo la terra qui. 2, 3, 4. Non me l'ha messo. 4. Facciamo al contrario, mi viene meglio.
Dai così. Per arrivare in fondo qua con il bambù. Facciamo lo spartitraffico, ci mettiamo i bambù. Tanto ne abbiamo 13, mi bastano 13, non lo so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono tenuti tutti, sì, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Precisi, signori, neanche a farlo apposta. Facciamo tutta la colonna altissima di bambù. Bellissimo, mi piace. Allora, riprendiamo il progetto dell'albero, che ci siamo un attimino persi a parlare. Recuperiamo le ossa, non vorrei consumarle tutte però. Ok, le trasformiamo in bone meal. 21 pezzi di bone meal per fare tanto, signori. Allora, il nostro alberello è qui, scendiamo senza farci male, perfetto. Mettimi altri due blocchi di terra perché dobbiamo stare in sicurezza anche noi. Ok, in sicurezza, ok signori, incrociamo le dita, vediamo se esce il mega alberone. Ok, non è come me lo aspettavo, mi aspettavo un mega alberone molto più alto, ma ce lo facciamo andare bene. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo pulire tutto. Come se non ci fosse un domani, levare tutte queste foglie, tutti questi rami, pulirlo tutto completamente. Dobbiamo lasciare solo il tronco centrale. Pulisci. Dopodiché metteremo altri 4 alberelli sulla punta più alta dell'albero. Questi si vogliono levare perché sono quelli laterali che non c'entrano nulla. Spostiamoci più di qua. Libera, ok. Leviamo tutte quante le foglie, via tutto, così, perfetto. Faccio questo lavoro off camera, signori, perché dobbiamo pulire tutta questa parte di qua dell'albero. Dobbiamo semplicemente lasciare il blocco centrale. Non so perché mi ha fatto questo ramo laterale, non l'avevo mai visto negli alberi della giungla il ramo laterale, però va bene. È grazioso anche così, ha il suo perché. E ci vediamo quando sto per piazzare gli altri rami, signori. Ok, signori, abbiamo praticamente pulito tutto quanto l'albero, che diciamo arrivava a questa altezza. Piazziamo altri 3. No, non me lo fa fare. Va bene, nessun problema. Facciamo un piccolo step di terra. Giustamente gli alberi sul coso non me li fa piazzare, stavamo per morire malissimo, però va bene. Facciamo anche un altro, ho sbagliato un attimino, facciamo una cosa brutta, però la dobbiamo fare. Mettiamo gli alberelli così, ok. Andiamo nuovamente di bone meal. Ok. Penso che ci possiamo stare, signori. Penso che può andare bene. Mi può piacere questa cosa. L'unica cosa che dobbiamo recuperare del legno di questo di abete che abbiamo levato ora. È abbastanza alto? Sì, mi piace. Dobbiamo semplicemente rabbellire un attimino questa zona. Sì, prendiamo 4 di questi blocchi. Ok. Questi li possiamo passare perché non ci servono più. Il bone meal potrebbe non servirci più. Dobbiamo fare ora alcune cose tecnico-tattiche, signori. Allora, dobbiamo darmi la terra, ok. Metti la terra qui così, ok. Questa la leviamo. Questo lo leviamo. Dammi questi di qua, ok. E lo sostituiamo. Perfetto, uno. È perfetto, due. Dobbiamo fare la stessa cosa dall'altro lato, che conviene, mi sa, andarci da questa parte di qua con molta calma. Facciamo il giro dell'albero, che poi dico questa parte lo faremo comunque, questo giro così dell'albero, signori, perché la cosa bella sarà appunto fare casa nostra che gira attorno a quest'albero, signori, così da poter avere proprio al centro della nostra palafitta questo mega alberone spettacolare, signori. Mi piace questo mega alberone così grosso in mezzo un po' alla natura, mi piace.
Intanto puliamo tutto, così lo vediamo bello nella sua maestosità, signori. Mi piace. Dobbiamo mettere intanto là sopra qualche lanterna, per forza, perché oramai il ferro ce l'abbiamo e le possiamo costruire le lanterne, signori. Allora, dobbiamo fare così, 4, magari ne facciamo 6. Facciamo 6 e queste ce l'abbiamo. Ora qui, se non sbaglio, le posso fare le lanterne da qua. O ancora non abbiamo scoperto il crafting. Sì, le possiamo fare. Perché non me le fai fa? Perché ho le torce in mano? Sì, ho le torce in mano. Mannaggia a me. Dai, così. Facciamo così direttamente. E lanterne, perfetto. Fammele tutte quante. 6. Ok, ne ho fatte solamente 6, va bene, mi bastano 6 per ora. Dobbiamo semplicemente salire come se non ci fosse un domani e piazzarle, signori, così. Me le fa attaccare lì? No, non me la fa attaccare. Sull'albero? No, che delusione. Mai volevo attaccare le torce così, le lanterne così che cadevano bellissime. Non me l'ha fatto attaccare, mannaggia. Ma porca. E la torcia me la fa mettere invece. Sì, la torcia me la fa mettere. Che cosa brutta la torcia però così. Scusate, ma la torcia così è veramente brutta. Sembra che sto illuminando infatti. No, ma non mi piace per nulla la torcia così. Vabbè, troveremo un'altra soluzione, signori. Troveremo un'altra soluzione. Voglio semplicemente vedere la maestosità del nostro albero. Intanto qua il bambù sta crescendo e questa è una cosa buona e giusta. Scendiamo giù, signori. Scendiamo giù e vediamo che effetto fa l'albero a fianco a casa nostra. È bellissimo, mi piace tantissimo. Guardalo lì che grosso. Potremmo fare anche più alto, però no, lo lasciamo così. Poi considerate che comunque qui la casa continuerà. Ci allargheremo. Sono bruttine queste torce così. Sì, mi aspettavo che potessimo attaccare qualcosa sull'albero e invece no. Va bene, sì, però abbiamo il nostro albero grosso della vita. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!